Dunque, tu sei la Mazzuccato, vero? Esatto, ecco, una Francesca Mazzuccato. Tu hai una voce bellissima. Grazie. Ci dici un attimino la tua carriera, come è iniziata? La mia carriera iniziale, vabbè, quando ero bambina cantavo già, perché è proprio una passione che nasce fin da piccola. Poi ho avuto la fortuna di approdare nell'Orchestra Italiana Bagutti, con cui ho lavorato per ben 7 anni, e adesso sono momentaneamente da sola, mi sposto e faccio le mie serate come ospite, e l'agenzia è sempre Bagutti, quindi insomma ho sempre un aiuto da parte dell'orchestra con cui ho lavorato. In ogni modo sicuramente farai carriera, perché io ho avuto occasione di sentirti, hai una voce bellissima. Ti facciamo tanti auguri per la tua carriera. Grazie, okay? Di cuore, un abbraccio, un bacione a tutti. Grazie. Gli ascoltatori, grazie a te, ciao. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, noi siamo della Valceno Web e voi, se non sbaglio, siete gli Occhi Nudi, vero? Ti chiami? Gabriele. Angelo. Stefano. Nicolò. Cristian. Sono finiti? Bene, voi avete formato un gruppo da quanti anni? Da 15 anni, dal 2003. Wow, ragazzi, proprio eravate piccolissimi. Avevamo 8 anni, 7 anni. Sì, io ero ancora un nuovo acquisto da 3 mesi. Quindi io ero ancora magro. Era magro, sì. Ascoltate una cosa, la vostra musica e il vostro gruppo, che musica tratta? Di solito tratta dance. Comunque musica italiana. Deve rispondere Angie questa risposta. Deve rispondere lui. Gabri è il capo del gruppo. No, come diceva Stefano, solitamente musica italiana, riarrangiata. Il concetto è party band, solo musica dal vivo, quindi qui. Solo la canzone più famosa di ogni gruppo italiano, praticamente. Bravissimi! Il concetto è questo. Veramente. E chi è il boss del gruppo? Lui. Ah, beh, allora forza, raccontami qualcosa. Cosa devo raccontare? Come siamo nati? Come siamo nati? Soprattutto. Siamo nati perché c'era bisogno di questo nella Valtaro, nella Valceno, e allora noi abbiamo trovato un buco, ci siamo inseriti lì perché volevamo mettere su una band che potesse far ballare tutti, far divertire tutti i ragazzi, e quindi l'abbiamo colmato in questi 15 anni. Piano piano la scaletta è diventata sempre più potente, sempre migliore, e ora sono 3 ore di musica tutta da ballare, da divertirsi. Stasera facciamo 2 ore e mezzo, però il rettore ci ha tagliato quella mezz'ora finale, però... Bene, ballerò anch'io sicuramente, perché io vi ho già ascoltato. Grande, quindi... fan. Quindi seguiteci su Facebook, alla pagina... Occhi Nudi, mettete like su Paola. Ci racconti un po' della tua esperienza lavorativa? Sì, allora io ho sempre cantato, io sono piemontese, ho fatto un anno e mezzo con l'orchestra di Ringo Story, sì. Sono sempre stata in musica e adesso mi sono trasferita qua in questa bella verde Valtaro. Dai. E ho ricominciato a cantare. Ho conosciuto un fisarmonicista di Chiavari e questa sera siamo qua, siamo spesso alla Baita in questo bel locale, questa sera siamo ospiti di questo grande evento. Bene, allora praticamente hai un tuo gruppo. Sì, esatto, c'è un fisarmonicista, facciamo delle serate in due, un trio, e facciamo questi bei locali, anche tante feste d'estate. Benissimo. Bello. Auguri allora per grazie. La tua carriera. Grazie, eh? Complimenti, grazie per a voi. La tua bellezza soprattutto. Grazie mille, grazie. Ciao, buona ciao, serata. Grazie. Bene, ci troviamo qui con Silvia Olari. Che è una ragazza qui della zona, se non sbaglio. Sì, esatto, sì. Che però ha una marcia in più, perché noi sappiamo che tu sei stata ad Amici. Sì, esatto, qualche anno fa. Che esperienza è stata? È molto bella, una delle più importanti della mia vita. Insomma, ero un pochino più piccola, avevo 20 anni, quindi sono passati 8 anni, che non sono proprio 2 giorni, però insomma, però... da lì la mia vita insomma, è cambiata e ho cominciato la professione di cantante. Brava! Allora questa sera sicuramente ci farai ascoltare qualcosa dei esatto. tuoi pezzi? Sì, perché un mese fa circa è uscito il mio nuovo album, il terzo album del mio percorso insomma di carriera musicale, ed è un progetto importante, internazionale, un album tutto in inglese prodotto da un'etichetta americana, per cui insomma sta andando molto bene, sono ancora in periodo di promozione, per cui insomma stasera vi farò sentire qualcosa anche degli album precedenti, quindi anche il repertorio italiano. Benissimo, complimenti e auguroni per la tua carriera, perché sicuramente sarà favolosa, te lo auguriamo di cuore. Grazie mille, un saluto a tutti, ciao. Buonasera. Ci troviamo qua con i Rodigini, che voi siete l'orchestra sempre base dei cantanti, anche dei compleanni. I compleanni della Baita, tutti gli anni siamo noi. Tutti gli anni siamo noi. Da non so quanti anni.
Complimenti, lei come si chiama? Francesco. Francesco. E quindi è il capo dell'orchestra? No, non sono il capo, sono quello che si rompe le scatole più di tutti. No. Però qui c'è una bellissima cantante, direi. Come si chiama? Diciamo che lei è la capa, la capa santa. Sì? Molto più santa che capa. Salve a tutti, io mi chiamo Monica e direi che ormai è diventata una tradizione, una consuetudine essere qui per il compleanno della Baita a festeggiare insieme a Loredana e a Giacomo e tutto lo staff. Benissimo, si chiama? Monica. Monica, bellissima voce. Grazie. Adesso la prossima serata, dove sarà la vostra serata? Beh guarda, domani fino a praticamente metà maggio non abbiamo tregua, domani comunque ritorniamo nel nostro Veneto, abbiamo una serata in provincia di Venezia, sì noi siamo veneti e quindi domani ritorniamo per così dire in patria. Ragazzi vi faccio tanti auguri per la vostra carriera, complimenti perché siete bravissimi. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie. Stato mio.